Sanzioni raddoppiate per chi parla al cellulare mentre sta guidando l'auto e obbligo di dispositivi anti-abbandono per i seggiolini dei bambini sulle vetture. Sono alcuni dei nuovi emendamenti introdotti dalla Commissione Trasporti e passati alla Commissione Bilancio nella manovra in approvazione alla Camera dei Deputati. Partendo da alcuni drammatici fatti di cronaca, sono state 65.000 le persone che hanno sottoscritto una petizione per chiedere l'installazione di dispositivi d'allarme per evitare l'abbandono di bambini in auto. E si copia dagli Stati Uniti, dove dal 98 ad oggi sono stati 742 i bimbi morti perché abbandonati sulle vetture. Si tratta di sensori sonori collegati al seggiolino del piccolo e al sedile del guidatore. Quando quest'ultimo si alza scatta un richiamo acustico. Inoltre si accendono automaticamente le frecce, i finestrini si abbassano di qualche centimetro e il conducente riceve un SMS sul cellulare. E a proposito proprio di telefonini, in arrivo altre novità. Per chi verrà sorpreso al cellulare a parlare mentre è alla guida, la sanzione prevista arriva fino a 1.294 euro, praticamente il doppio, con l'aggiunta della sospensione della patente fino a 6 mesi.